Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo un po' diverso per così dire nella sua struttura, perché nelle prime due parti ci occuperemo di tradizioni popolari, dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe in quel di Faggiano e in quel di Lizzano. Il nostro scopo, la nostra mission è anche quella di valorizzare la nostra storia, i nostri costumi, le nostre tradizioni, e lo vedrete che appunto in questi due comuni, così come in tanti altri della provincia ionica, abbiamo davvero dei tesori che intendiamo portare alla luce facendo crescere la nostra provincia ionica. In altre parti d'Italia si sa valorizzare anche il nulla, qui abbiamo tanto, tantissimo, abbiamo delle perle e queste perle devono splendere in tutta la loro bellezza. Questo nelle prime due parti, poi successivamente cambieremo argomento e ci occuperemo di problematiche occupazionali legate allo sviluppo del territorio con i rappresentanti dell'USB Taranto, Unione Sindacale di Base di Taranto. Ma partiamo subito con i festeggiamenti in onore di San Giuseppe in quel di Faggiano. Polifemo, come tutti sapete, intende promuovere il territorio e siamo infatti qui a Faggiano, una tre giorni dedicati appunto ai festeggiamenti di San Giuseppe, il giorno appunto 18 il falò, il 19 le matre, ossia le tavolate, e poi il 20 il momento religioso più sentito, appunto la processione, una tradizione che si va ripetendo da decenni e decenni, una tradizione consolidata che fa parte della storia della nostra realtà ionica. Siamo con il presidente Angelo Zanzanella, il presidente dell'Associazione Tradizioni Popolari appunto di Faggiano. Beh, ogni anno un'esperienza che si ripete con uno spirito nuovo, con un sentimento religioso e con una forte e sentita partecipazione popolare. Certo, lo spirito devozionale nei confronti del nostro santo patrono San Giuseppe e si fa sentire sempre più nel periodo in cui ci sono i festeggiamenti. E noi come Associazione per le Tradizioni Popolari, nel recupero infatti di queste tradizioni, il nostro diciamo, obiettivo poi è quello di promuovere tutte quelle iniziative che sono legate alle tradizioni del Santo Patrono. Una di queste iniziative infatti, quella che stasera vedete qui esposta, è la tavolata di San Giuseppe, la cosiddetta matra di San Giuseppe, che vuole rappresentare in qualche modo il passaggio, no? Se lo vediamo proprio da un punto di vista laico, il passaggio dalla povertà di San Giuseppe, quale putatore, quale padre putatore del bambino Gesù, dalla povertà quindi all'abbondanza. Ed è un momento questo che deve essere è un momento conviviale, cioè la preparazione di diversi piatti tipici che rappresentano poi proprio le radici del nostro sud vogliono essere poi un momento conviviale con tutti quanti e soprattutto con quelle persone che magari in questo periodo effettivamente hanno difficoltà anche economiche nella preparazione di determinati pasti. La principale naturalmente è l'elemento del pane, il pane è proprio quale prima fonte di sostentamento dell'uomo, no? E poi dal punto di vista diciamo religioso va rappresentata l'Eucaristia vera e propria di Gesù Cristo. Giuseppina Catanese, presidente dell'associazione Pierangelo Capuzzimati, la vera protagonista, questa associazione, una delle protagoniste, meglio, perché poi c'è un lavoro d'equipe, una partecipazione di tutti per questo falò, un elemento forte della tradizione faggianese. A me preme innanzitutto dire che abbiamo raccolto l'invito del nostro sindaco, del nostro parroco per i festeggiamenti del Santo Patrono. È stato un lavoro veramente, noi abbiamo coadiuvato diciamo, il comitato dei festeggiamenti di San Giuseppe e il nostro compito è stato quello appunto di allestire il falò e tutto ciò che comporta l'allestimento del falò, quindi la raccolta delle fascine nei campi e poi ovviamente la messa in opera.
La cosa bella che ci è piaciuta, abbiamo anche raccolto la condivisione di tante persone che ci hanno aiutato, e poi quello di coinvolgere i bambini. Abbiamo chiesto per esempio ai bambini del catechismo di realizzare dei cartelloni dove c'erano delle preghiere, delle suppliche a San Giuseppe, e queste suppliche, questi cartelloni, questi striscioni li hanno portati insieme ieri sera insieme alle catechiste al falò, li hanno sistemati insieme al falò e poi si è elevata questa preghiera al santo, quindi una preghiera universale che serve a tutti, ecco. Vittoria Dettoli, presidente dell'associazione Idea Confronto. La sua associazione però sappiamo si è molto impegnata per il falò. Più che altro l'associazione Pierangelo Capuzzimati si è impegnata tantissimo per la realizzazione del falò. Noi abbiamo collaborato proprio per promuovere, ecco, questa tradizione con i più piccoli, quindi abbiamo portato le fascine nelle scuole, la realizzazione delle fascine, quindi questi piccoli, dei piccoli fasci di ulivi che poi, di ulivo che sono andati poi a finire nel falò che abbiamo realizzato giù in Piazza Aldo Moro. Quindi ciò che mi preme, ecco, sottolineare è appunto l'importanza della collaborazione tra le associazioni, soprattutto in piccole comunità come la nostra. Grazie. Don Alessandro Giove, parroco della parrocchia Santissima Maria Assunta, stiamo vivendo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Abbiamo ascoltato la messa appunto precedente la processione, una grande partecipazione popolare, tante tradizioni storiche che hanno un minimo comune denominatore rappresentato appunto dal sentimento religioso. Sì, questo è vero, e questo sentimento religioso sprigiona da una fede profonda che il popolo di questo paese, di questo territorio ha, una fede che poi è anche foriera di comunione, di fraternità, è foriera anche di approfondimento culturale e sociale, perché la festa dei santi in generale e del santo patrono in maniera particolare fa parte dell'identità culturale, religiosa, sociale di un popolo, e questa festa affonda le sue radici ormai nei secoli passati. E nonostante siano passati tanti anni, è ancora ben radicata nel popolo. Non solo, ma quest'anno, anche in occasione dei 250 anni di costruzione della chiesa parrocchiale di Faggiano, si è voluto... Che è proprio questa. Sì, questa. Ben ristrutturata, devo dire, tirata a lucido, nonostante i 250 anni. Si mantiene bene, si mantiene bene. E quindi in occasione di questa felice occasione si è voluto incentivare in maniera particolare la festa del Santo Patrono, con una sinergia molto stretta tra appunto la parrocchia, con la rappresentanza del Comitato Festeggiamenti, il sindaco e l'amministrazione comunale, i commercianti di Faggiano, alcune associazioni che
veramente hanno tirato su una festa che non si vedeva ormai da parecchi anni. E questo significa che ancora nel nostro popolo, ma anche nella nostra diocesi, la fede non si è affievolita. Quella fede è capace ancora di muovere la vita, è capace di muovere e di far dimenticare i problemi, ma non in maniera così evanescente, dimenticarli nel senso di confidarli al Signore e affidarli. E affidarli appunto al Signore per intercessione di San Giuseppe. Avete visto anche la partecipazione stasera, è corale, una partecipazione bella e molto sentita. E quindi veramente speriamo che queste generazioni ormai mature sappiano trasmettere alle generazioni future, ai figli, ai nipoti, ai pronipoti, questo sentimento religioso con un'unica clausola, cioè che il Signore non è il nemico della vita dell'uomo e del suo progresso, ma il Signore è proprio l'incentivo per il progresso dell'intelligenza dell'uomo e anche per una sana convivialità e fraternità. Sindaco, un momento religioso che si sposa, per così dire, con gli aspetti civili delle tradizioni cittadine. L'amministrazione comunale supporta vivamente e fortemente proprio questi eventi nell'ottica non solo della valorizzazione del sentimento religioso, ma anche in un'ottica di promozione del territorio. Sì, certamente l'amministrazione comunale deve collaborare insieme alla parrocchia per il nostro patrono, per San Giuseppe. Quest'anno poi particolarmente abbiamo voluto dare più valore al nostro patrono, a San Giuseppe, quindi con l'amministrazione insieme alla parrocchia diciamo, ha messo insieme tutti i cittadini di Faggiano, ma tramite le associazioni per far sì che si desse ancora più valore a questa bella festa. Io credo ci siamo riusciti
benissimo a questo nostro intento, ha visto la partecipazione di alcune associazioni, dei commercianti, di tutta la cittadinanza che si conclude questa sera con il clou che è il festeggiamento del nostro patrono. Ripeto, un'amministrazione, la nostra è attenta, ma deve essere attenta, perché io credo che insieme l'unione, lo diceva Don Alessandro prima nella omelia, l'unione fa la forza. Noi quest'anno siamo riusciti a mettere insieme tutte le forze del nostro paese e siamo stati in grado di fare una festa veramente bella per il nostro patrono. Federico.